Buongiorno a tutti, oggi parleremo di scarpe adatte all'escursionismo fino all'alpinismo, all'alpinismo più avanzato e più tecnico. Faremo una breve carrellata su principali modelli, perché il mercato, come voi vedete, quando voi consultate un catalogo o sfogliate, appunto, sfogliate un catalogo o consultate un sito, vedete che offre tantissime possibilità, qualsiasi marchio voi scegliate, vi dà la possibilità di scegliere dalla scarpa da ginnastica semplice da andare a camminare fino al trail, l'escursionismo, quindi il trekking, poi salendo le ferrate, l'alpinismo un po' più semplice, l'alpinismo più tecnico, lo scarpone d'alta quota, eccetera, eccetera. In tutto questo salire di tecnicità, appunto, i cataloghi dei costruttori sono ricchi di tantissimi, tantissimi modelli e per ogni attività troviamo veramente una grande scelta e a volte è veramente difficile. Io adesso cercherò di riassumere questo in pochi concetti base per capire e scegliere la scarpa più appropriata. Rimanendo sempre il fatto che al di là dell'aspetto tecnico che la scarpa ci può offrire, molto dipende dai nostri gusti e dalle nostre capacità, perché la stessa scarpa su un piede di una persona che ha una buona dimestichezza con il terreno, sa muovere bene i piedi, ha una buona sensibilità, ha delle caviglie molto buone, la stessa scarpa non è la stessa cosa su una persona magari che è un po' meno abituata a camminare e in cui il terreno sconnesso può provocargli dei problemi alle caviglie, eccetera, quindi ha bisogno di un supporto diverso e quindi ognuno di noi deve capire e a far acquisire un'esperienza e a capire quali sono le caratteristiche migliori che lui va a cercare. Qui vedete in fila una serie di scarpe che crescono non solo di altezza in quanto avvolgimento della caviglia, ma crescono anche, per esempio, in questa modalità le ho messe in crescita di peso. Per cercare di darvi un concetto che è quello che la scarpa molto leggera è molto pratica, è molto bella, si usa molto bene, però allo stesso tempo mi dà poco, poco contenimento per il piede, poco sostegno alla pianta del piede, quindi all'articolazione del piede, fino ad arrivare in situazioni estreme in cui ho una suola estremamente rigida, molta pesantezza sicuramente rispetto a quella, una suola molto rigida e una caviglia molto avvolta, vedete come. Quindi questa è un po' la prima differenziazione. Partiamo con una scarpa di questo tipo, che è una scarpa cosiddetta d'approccio, quindi d'approccio alla parete. Va benissimo anche per un escursionismo facile, tecnicamente facile, però ha un aspetto, vedete la suola, soprattutto nella parte della punta, è molto molto sottile, quindi non mi dà nessun o pochissimo sostegno a quelle che sono le articolazioni e le dita dei piedi. Perché? Perché questa è una scarpa d'approccio, è una scarpa cioè che approccio alla parete è più rivolta all'arrampicata, alla facile arrampicata. Questa avere poco spessore, e per poco intendo per esempio, vedete la differenza rispetto a queste scarpe, poco spessore mi dà sensibilità. Infatti se guardo la suola, questa zona liscia la si chiama climbing zone, è proprio una sagoma e una parte liscia che assomiglia a una scarpetta arrampicata. Quindi questa è una scarpa molto bene anche per camminare, ma il suo uso specifico sarebbe quello di approcciare la parete. Quindi i primi passi di arrampicata finché non mi porto all'attacco di una via di roccia e da lì poi indosso le mie scarpette e avanti. Quindi facili passaggi di arrampicata, e sul facile ognuno ci mette quello che vuole. Facile passare arrampicata, poco sostegno per il piede, quindi un piede già allenato, un piede già abituato a scarpe, a lavorare con le dita e a lavorare un po' in torsione. Anche sui fianchi, poco riparo, caviglia praticamente nessuna. Quindi pensiamo anche a un ghiaione che possiamo fare di corsa, ma anche possiamo fare insomma in camminata, non abbiamo nessun riparo per i talloni, ok? Crescendo un po' di suola, ok? Perché la forma più o meno è la stessa,
crescendo un po' di suola abbiamo uno spessore maggiore, quindi un assorbimento anche maggiore della pressione al terreno, maggiore protezione, vedete, sulle dita dei piedi e anche sul tallone. La suola è una suola, questa è la 510, è una suola che ha avuto grandissimo successo per la tipo di mescola e per la sua forma, perché dà un grande grip, grande attrito con il terreno. Sempre stessa idea, la Climbing Zone, perché anche questa è una scarpa d'approccio, un po' più pesante di quella lì e con un po' più di sostegno. Anche la parte che avvolge il piede ripara maggiormente. Vedete, anche la legatura è molto molto fitta in tutta questa serie di scarpe, no? Se la paragoniamo allo classico scarponcino da trekking, ha molti meno passaggi, perché l'idea qui è che la scarpa debba avvolgere il più possibile. Si vede, appunto, queste tre sono scarpe approach di livelli diversi, però l'idea della legatura è la stessa. Devo chiudere e avvolgere maggiormente il piede in modo che abbia quella sensibilità che la scarpa mi segue quando sto arrampicando. Crescendo ancora di struttura, stessa forma, un po' più strutturata anche come suola, anche come pesantezza. Questa è una scarpa sempre da approccio, ma già terreni ben più sconnessi. Per me, per esempio, questa è una scarpa per il terreno simile, tipo Selvaggio Blu, Sardegna, quindi terreno molto roccioso, lame affilate, molta roccia grossa da camminare sopra, e quindi serve molto lavorare col piede, o comunque ho grosse pressioni sulla pianta del piede. Una scarpa così mi farebbe sentire qualsiasi roccia acuminata su cui io vado a camminare. E quindi a fine giornata, dopo una lunga camminata, dopo tante ore, avrei i piedi molto stanchi e sarebbe difficile, per esempio, ripartire per fare una seconda giornata o più giornate. Questa invece mi dà sostegno. È una scarpa comunque leggera, se paragonata al resto, con una suola comunque molto buona, climbing zone, buon attrito, diverse mescole con diversi grip, ma allo stesso tempo buona superficie alla base, in cui quindi ho sostegno sulla pianta del piede e mi ripara un po' quando vado a lavorare in torsione. Caviglia leggermente più alta, precisamente più riparata delle precedenti, ma neanche tantissimo. Infatti qui si comincia a entrare nel mondo anche delle ferrate, ghiaioni, trekking più classico, in cui se questo è lo scarponcino classico, quello da trekking, ok? Con un buon riparo alla caviglia, sostegno, eccetera. Suole semplici, climbing zone qui non esiste, ma comunque scarpa da trekking che va bene su tutto il trekking, un po' per tutto, diciamo dalla Sardegna, se parliamo di rocce acuminate, ha il trekking più semplice, un po' più pesante, ovviamente, per avere un po' quella struttura, ma allo stesso tempo va bene per le ferrate, per esempio. Quindi qui cominciamo già ad andare a lavorare su un sostegno maggiore. Perché parlo della ferrata? Perché, ad esempio, in ferrata abbiamo i pioli. Pioli, un ferro su cui andiamo a poggiare tutta la pianta del piede. Qui non ho nessun sostegno. La scarpa è estremamente morbida. Qui la scarpa mi dà già una resistenza diversa. Ok, quindi sostegno maggiore. E quindi lunghe scale o lunghi tratti su cui lavoro con la parte anteriore, qui comincio già ad avere maggiore sostegno. Qui ne ho molto. Qui la ferrata addirittura anche troppo per i miei gusti, una scarpa di questo tipo. Quindi approccio alla parete, trekking impegnativo, ferrata, ok. Qui cominciamo ad entrare nel mondo dell'alpinismo. Alpinismo inteso in cui vado a muovermi su terreno di roccioso, ma allo stesso tempo posso avere la necessità di mettere i ramponi. Ecco, l'andare ad inserire ai piedi il rampone richiede che la scarpa abbia delle caratteristiche. Vero è che anche qui, con determinati tipi di ramponi, posso andare ad indossarli, ma non avendo la caviglia vincolata, non avendo sostegno alla caviglia, rischio di farmi male alle caviglie. A meno che non vada a fare, si abbia molto controllo, ma situazioni veramente particolari. Qui abbiamo sostegno, anche supporto anche alla caviglia. E oltre a questo,
da qui in poi tutte le scarpe hanno lo zoccolo posteriore. Questo spessore posteriore serve appunto per andare ad agganciare gli scarponi semi-automatici. Insieme a questo sistema d'aggancio, quello che è importante nei ramponi è avere una suola che lo sostenga, che gli dia un po' di rigidità. Perché va bene anche su cose molto facili, va bene anche una scarpa di questo tipo con rampone, al di là del fatto che è poco impermeabile, quindi cominciamo a parlare anche di impermeabilità, perché andiamo su un terreno bagnato, neve, ok? E quindi poca permeabilità, quindi ci stiamo crescendo, suola molto morbida e quindi poco sostegno dei ramponi. Su cose facili va bene, se comincio a lavorare con le punte dei ramponi, qui ho poco sostegno, faccio fatica. E quindi entriamo in una scarpa di questo tipo. Questa per me è la scarpa da alpinismo, più roccioso, non troppo calda. Questa è una scarpa leggera per quel che riguarda l'ambito alpinismo e quindi per me va molto bene anche su neve e ghiaccio, ma non con una grande termicità. E quindi potrebbe essere un Cervino in condizioni abbastanza asciutte, e Monviso, poco rampone e più situazioni di roccia. Difficile da usare, un po' freschina da usare d'inverno, in inverno parlo meno 10, meno 15, eccetera. Alpinismo estivo anche di alta quota, ma un po' meno d'inverno. Qui invece andiamo invece sull'alpinismo, quello invece già di alta quota e invernale. Scarpa molto tecnica, sempre con il solo aggancio posteriore, quindi per ramponi semi-automatici. Buona mobilità alla caviglia, buonissimo sostegno, ok? Alpinismo tecnico, quindi dalle cascate di ghiaccio all'alpinismo invernale, all'alpinismo estivo con molto rampone, ok? Monte Bianco, dei due sicuramente preferirei magari questo sul Monte Bianco, ma insomma anche con questo ho fatto belle cose, e un po' più caldo rispetto a un alpinismo da meno 15, meno 20, perché questa a meno 15 comincia a entrare un po' in crisi. E molto termica e molto avvolgente, ha già la ghetta inglobata, alta, bella, calda, quindi offre un'ottima termicità. Ovvio che qui abbiamo perso tutta la mobilità che avevamo là in fondo. Quindi sostanzialmente è come avessimo lo scarpone precedente, lo scarpone questo, ma con una ghetta in aggiunta. La ghetta in aggiunta ovviamente offre termicità e permette al piede di rimanere più caldo, più riparato dalla neve, e quindi meno probabile che a forza di stare a mollo nella neve, magari marcia pomeridiana, qui comincio magari a bagnarmi, qui è sicuramente più riparato e più caldo. Ovvio che qui la suola non la piegate, questa è una suola rigidissima, e quindi per esempio quando mi trovo a dover scendere da un ghiacciaio e finisco la parte in cui sto usando i ramponi e quindi ho ancora sentiero per camminare prima di arrivare alla macchina, questa diventa una scarpa estremamente scomoda perché a camminare è bella dura, finché ho neve è un discorso dopo, e quindi vado sempre a valutare se utilizzare una scarpa che mi dà questa termicità per l'alta quota o se è meglio privilegiare qualcosa di un po' più leggero ma che con cui cammino anche meglio poi negli aioni, magari in discesa. Rispetto alla precedente, questa ha l'aggancio per il rampone semi-automatico ma anche lo zoccolo anteriore per il rampone automatico.